Valutare e misurare l'indice di sviluppo culturale di un paese, e di un paese come l'Italia, terra di brucianti contraddizioni, culla di civiltà e gomitolo di ritardi, indolenze, incapacità di far fruttare un tesoro per nulla nascosto, ma solo trascurato. La sfida è la raccolta l'Istat con un progetto altamente innovativo, perché non si tratta di consueti numeri su inflazione e disoccupazione, ma di una ricerca su valori intangibili, eppure centrali nella crescita di un popolo. Abbiamo definito le diverse dimensioni del sistema culturale del Paese, tenendo conto quindi non solo della sua dimensione economica in termini di produzione, di consumo, di industria culturale, ma anche di altri aspetti, come in particolare quello della partecipazione dei cittadini alla cultura. Una crescita del Paese si misura anche in termini di sensibilità nei confronti di valori che sono fondanti per la cultura di un Paese, la coesione, la tolleranza, la diversità, la sensibilità nei confronti della diversità culturale. Se mettiamo a confronto diverse attività culturali, si nota una costante, seppur lieve, crescita di partecipazione negli ultimi anni. Un dato importante, in ogni caso, perché per valutare il progresso di un paese non conta solo il patrimonio, dove saremmo largamente primi, ma sono fondamentali valori come accesso alla cultura, democratizzazione, educazione e formazione, la cui somma ci pone non certo ai vertici in Europa. Ci troviamo in alto, in basso, nella graduatoria internazionale a seconda dei diversi aspetti. In alto rispetto all'attività a carattere amatoriale, perché c'è una forte partecipazione dei cittadini rispetto a questa dimensione così volontaristica, amatoriale appunto della cultura. Ma in basso per esempio rispetto appunto all'accesso ad attività culturali, a fruizione di attività culturali all'esterno. Ci troviamo molto in alto rispetto alla dotazione del patrimonio culturale, perché abbiamo una ricchezza di musei, di biblioteche, di archivi che non ha uguali in Europa, ma in basso per esempio rispetto a quell'altra dimensione che abbiamo voluto includere, proprio che considera gli aspetti valoriali, appunto la sensibilità per esempio rispetto alle diversità culturali. Sento la responsabilità che l'Italia sfrutti questo grande patrimonio culturale, queste competenze, questa sensibilità per la cultura, per la bellezza, una tradizione antica. E quindi emerge un quadro in cui effettivamente siamo ai primissimi posti per quanto riguarda il patrimonio culturale, l'offerta, mentre in generale molto indietro siamo sulla capacità di sfruttarlo. Essere liberi, senza possedere nulla. Dimenticate il Francesco classico alle prese con natura e uccellini. Queste che vedete sono le uniche immagini che i due registi francesi Félie e Louvet hanno voluto dedicare all'iconografia più tradizionale del poverello. La loro scelta invece di narrare la sua vicenda, il suo messaggio e anche in qualche modo il suo sogno da un altro punto di vista, molto attuale anche oggi. È la regola che hai scritto per i tuoi fratelli. Ho seguito le parole del Cristo. La sua idea è quella di essere non solo come i poveri, ma come gli animali, cioè di trovare il cibo giorno per giorno, di non prepararsi mai, perché è una specie di sfida alla provvidenza. Francesco dice: se io faccio il bene, ogni giorno Dio mi dà da mangiare. È un approccio completamente diverso dall'idea di, come dire, del povero come appunto come rivoluzione sociale, no? È proprio un mettersi in una condizione soltanto di abbandono. Vivere tra i più poveri. Elio Germano aggiunge alla sua galleria di volti quello di Francesco e fa centro con un film raffinato ed intellettuale che permette di riflettere sull'attualità di un'ambizione che non vuole però essere utopia.